Allora, siamo oggi a Roma, Piazza della Minerva, Biblioteca Spadolini. Siamo in compagnia della dottoressa Antonella Freno, presidente di Italide, oggi qui per parlare delle prime applicazioni della riforma della filiazione. Dottoressa, a lei. Intanto una iniziativa che si svolge in questa stupenda e straordinaria sala del Senato della Repubblica, la sala capitolare, proprio per evidenziare il forte raccordo con le istituzioni per gentile concessione del Presidente del Senato. Ed evidenzia la missione statutaria di Italide, ossia la missione di ribadire questa forte tensione riformatrice come condizione essenziale per il rilancio del Paese e per l'affermazione di una migliore e più forte competitività. Nella fattispecie la discussione di questa sera, il pomeriggio di studi, andrà a dare centralità ai valori delle prime applicazioni di questa riforma del diritto di filiazione approvato da una legge del 2012 ed infine anche ribadito con una sintesi finale dal decreto legislativo dello scorso dicembre del 2013, proprio quasi rivoluzionando culturalmente il concetto dello stato giuridico di figlio, che transita da una visione fortemente collegata alla matrimonialità ad una visione di affermazione e riconoscimento del diritto della persona come diritto essenziale solennemente sancito dalla nostra Costituzione. Ed in più, a mio avviso, afferma nella anche complessità degli articoli che la caratterizzano anche un rivoluzionario concetto di affermazione della responsabilità genitoriale come occasione importante ed essenziale per quanto riguarda l'affermazione di una libera crescita del bambino all'interno della famiglia come condizione primaria ed essenziale per la costruzione anche di una società sicuramente più sana. Queste occasioni e tantissime altre che pongono i riflettori sui valori delle riforme, sulle tensioni solidali, ma soprattutto su quella grande esigenza di mettere al centro delle politiche nazionali una cultura valoriale ed etica al passo con i tempi, sono per Italide un'occasione di sfida, ma anche un'occasione di una irrefrenabile, mi consenta, passione che alla missione statutaria vuole affiancare anche il cuore, la speranza, l'idea e forse anche il sogno di cittadini e cittadine italiane che credono nella necessità di ridare al nostro Paese una nuova fase di protagonismo, di esaltazione dell'identità, nel forte ancoraggio nella storia, ma nella altrettanto importante ed irresistibile occasione della modernità. Questo è uno dei primi momenti che vogliamo proprio condividere ed estendere. Dottoressa, brevemente, si sente sempre la sua presenza forte, carica di passione. Ricordiamo però a tutti gli amici di Liberi.tv quando è nata Italide e qual è stata l'occasione scatenante che ha fatto pensare ad un istituto europeo per la cultura politica. Italide, che in fondo deve il suo nome a questo acronimo, Italia Liberal Democratica, mette al centro della sua missione statutaria l'esigenza di affermare i valori di una cultura liberale e democratica come condizione primaria proprio per il tessuto democratico del nostro Paese. È nato il 13 dicembre del 2013 con un battesimo importante alla Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, con questa precisa volontà di costruire all'interno del nostro Paese significative sinergie interistituzionali come condizione essenziale per il dialogo e la crescita. Noi vogliamo un'Italia sempre protagonista, lo dicevo poc'anzi, ma sinceramente e realmente protagonista non solo di una nuova fase di rilancio dell'economia, ma di una nuova fase di rilancio della cultura nella sua complessità. E le azioni politiche, le azioni istituzionali sono, come dire, oramai vieppiù ineludibili ed indispensabili, così come anche a mio avviso è necessario giungere in tempi molto brevi ad una fase di affermazione di nuove riforme. Il nostro auspicio è che il governo del Paese, ma anche le due Camere, già in questa legislatura diano il segno reale di una svolta. Il Paese non può più attendere, l'Europa non può più attendere, Italide vigilerà affinché queste occasioni di svolta e di questa azione di riformatrice sia all'agenda di tutti i governi che da questo agli anni futuri vorranno avvicendarsi nel nostro Paese.